Vai. Ok, ci siamo, siamo qui per il nostro Q&A live. Ah no, non è il Q&A live. Sai cosa mi ha confuso? Mi ha confuso il Paccio, che tra l'altro mi ha scritto prima. Eh? Perché mi ha detto che sono stato abbastanza bastardo a pubblicare la storia. Unboxing live. Unboxing live. Ore 12:45, dubbio, la musica, così o va benissimo. Va benissimo, per me sì. In caso urlo. Siamo qua per il nostro unboxing live di ogni venerdì alle ore 12:45. Oggi abbiamo dei pezzi molto interessanti, perché il pezzo top, che ce lo teniamo ovviamente per ultimo, è un lancio di venerdì prossimo ed è una scarpa performance. Detto questo, partiamo subito con invece i pezzi che abbiamo già visto, iniziando, già visto nel senso che sono già usciti, scusate. Sono uscite le foto, sono già fuori da un paio di giorni. Stiamo parlando delle nuove Arden BE2 Brothers Through Everything, di cui tra l'altro è uscita anche la presentazione tecnica mercoledì, non in questa colorway, ma nell'altra colorazione, quindi la prima arrivata, la Solar Yellow. Questa invece è la Cloud White, molto bella, bella silhouette, mi piace tantissimo. È il takedown della Arden Volume 2, è veramente interessante come scarpa performance, bounce cushioning, molto bassa verso il terreno, sembra tanto una scarpa da running, quindi molto leggera, molto con una calzata super super avvolgente. Retail price 120 euro, quindi anche qua molto bene in casa. Però ti ho visto carico su sta scarpa, eh? Sì, mi piace tanto. Forse adesso ancora non me la posso mettere, perché col ginocchio preferisco qualcosa di più morbido, ma mi piacerebbe tanto utilizzarla on court. Ti chiedono dove hai preso la maglietta. La maglietta è di Big One, che è un negozio, in realtà è Family Affairs il brand, ed è un brand e un negozio di cui fa parte anche il nostro socio Nicolò, che salutiamo, e anche Avo e tutti gli altri, Michè, eccetera. È una maglia che in realtà non è più in distribuzione, però mi fa piacere che me lo chiediate, che piaccia, perché ci sta, ne vado molto orgoglioso. Un'altra scarpa che avete già visto, perché è uscita settimana scorsa, sabato, a noi in realtà è arrivata in ritardissimo, è arrivata martedì mi sembra, ma abbiamo già fatto le foto, le abbiamo già fatte uscire su Instagram. Stiamo parlando di un'altra scarpa che tra l'altro utilizzerei tanto on court, ma anche qua è molto bassa verso il terreno, è la Kobe NXT 360, molto bella. Kobe molto AD bella. NXT 360. Giusto, hai ragione, c'è anche l'AD, giusto perché bisognava aggiungere qualche altro acronimo. Esatto. Magnifica scarpa, davvero magnifica. La colorazione è pazzesca, questo giallo è super intenso. Il colore preciso è Yellow Strike, quindi è proprio un bel pugno nell'occhio, è un giallo fantastico davvero, spero che si riesca a vedere in camera. Molto Lakers comunque, sì, quasi un po' più... Assolutamente Lakers, il giallo secondo me, poi c'è questo viola, anche lui Lakers, questo rosa qua dietro è proprio rosa, secondo me. Confermi, è rosa. A me è viola. Perché io e te siamo... No, è rosa, colori... è rosa. No, dai, è rosa. Molto bella come scarpa, retail price abbastanza alto, 192 euro per questa nuova Kobe AD NXT 360. Anche qua abbiamo fatto la presentazione tecnica, quindi se avete bisogno di saperne qualcosa in termini di performance, overview in generale, ce l'abbiamo. We got you cover, c'è su YouTube. Importante, lo dico sempre su questa scarpa, la soletta interna è completamente rimovibile, il che non è bene per chi ha dei plantari ortopedici. Ah, alla fine la bassi la musica, eh? Bravo, bravo. Per chi ha dei plantari ortopedici, perché si toglie praticamente tutta la midsole, ma appunto guardatevi bene anche la nostra presentazione tecnica, perché lì lo spieghiamo molto molto bene. Passiamo alla prossima Nike che abbiamo oggi, una scarpa performance anche qui. Oggi non c'è praticamente nulla dietro, ci sono la scarpa lifestyle dopo. Anche questa Kyrie è già uscita, l'avete già vista, abbiamo già postato delle foto. È una scarpa uscita sabato scorso, stiamo parlando della Kyrie Ear of the Monkey. Molto bella, allora non chiedetemi perché la Ear of the Monkey esca adesso, che di solito quelle celebrative dell'anno cinese escono tutte in febbraio. Boh, non l'ho capito sinceramente. Quello che ho capito è che è veramente una colorway super super strana. Io farei vedere anche la suola. La suola è pazzesca, ma infatti nella nostra foto su Instagram, la prima che è uscita era proprio solo di suola. La cosa che mi piace veramente tantissimo, è pazzesca, la scimmietta che c'è arrampicata sul logo di Kyrie a livello della linguetta. È molto bella, sì. Fantastica, in due colori diversi appunto, ci sono dei dettagli
veramente particolari che ti fanno comunque apprezzare questa storia dell'anno cinese, appunto. Il retail price è lo stesso, quindi 121 euro come in tutte, come per tutte le Kairi, e sono già disponibili su www.flash.it e ovviamente qua in store. La March Madness non abbiamo ricevuta noi, non mi ricordo la colorazione. No. C'erano la Kairi e la PG bianca con dell'arancione, diversi toni di arancione e di rosso e del blu. No, noi abbiamo ricevuto l'ultima Kairi, se non sbaglio, è proprio la Seattle Seahawks, quella bianca, verde e blu. Verde e blu. Il lancio invece che abbiamo per domani, uno dei due lanci di domani, è una Jordan per uso lifestyle, casual, quindi non tecnica. Stiamo parlando della Flyknit Elevation 23. Molto bella perché la tematica è quella del last shot, quindi ovviamente quello che è il tema di tutto il mese di giugno, se non anche maggio, perché è partito abbastanza indietro. Con facciamolo vedere questo logo molto molto potente lì. Si vede? Sì. Ci siamo? Quindi ovviamente il rosso è sempre quello, potentissimo, rosso Ferrari, da cui trae ispirazione ovviamente la Jordan 14, tutto quello che è il design della Jordan 14, last shot, appunto, che esce il 14, quindi giovedì prossimo, il giorno, la data è celebrativa appunto della ricorrenza dei 20 anni. 20 anni sono, ok? 20 anni, pazzesco, dall'ultimo tiro di MJ, ovviamente tutti ve lo ricorderete, contro Utah in gara 6, se non sbaglio, giusto? 6. Ok, questa il retail price è di 161 euro, la colorazione è la seconda che ci arriva, se non sbaglio, l'altra era Total Black, esatto. È piaciuta molto come scarpa casual perché è tanto tanto leggera, e l'ispirazione ovviamente è la Jordan 6, che è una scarpa che di per sé, come retro, è super super affermata. Un'altra scarpa che però è un lancio di domani, ma è performance, qua abbiamo una Jordan 32, l'avete già capito dal packaging, ovviamente è una Jordan 32 low, anche lei last shot, quindi anche lei stessa colorway, stessa ispirazione, la data che viene riportata nella parte interna della linguetta, il logo classico scudo Ferrari nella parte anteriore della tongue, appunto. Molto bella anche lei, qua abbiamo la base totalmente black rispetto alla Flyknit Elevation 23 che era tutta rossa. La scarpa, questa stessa scarpa in taglie BG è già fuori da 3 settimane, non capisco perché ci siano stati questi due lanci differenziati. È molto molto bella la parte posteriore laterale, questo overlay che riprende tutto quello che è lo pneumatico di una macchina, è veramente bello da vedere e da toccare dal vivo. E questa lancia domani, appunto, ore 9.30 in store e 10 online, al retail price di 187 euro. E un altro pezzone, e qua ve l'ho già detto prima, è il migliore secondo me di oggi, Hands Down. Esce venerdì prossimo, stiamo parlando, avete già capito, di una Kairi, una cosa spettacolare. Il nome della colorway, anzi ve la faccio prima vedere, bam bam, l'avete vista ai piedi di Jason Tatum, che è stato alla fine quello che ha lanciato tutte le colorway di Kairi dopo la sua dipartita. No, beh, infortunio, dai. Dopo il suo infortunio. E la colorazione si chiama Power to Female. Is Female. Power is Female. C'è scritto nell'etichetta. Ah, Power is Female. Female, non l'avevo capito sinceramente, ero convintissimo Power 2. Vabbè, comunque è ovviamente ispirato a quello che è tutto il mondo della donna. La donna in sé è il femminismo, sì. Direi di sì. Quindi ci sono anche tutte le scritte che riprendono questo tema nella parte laterale e mediale, in tutto quello che è l'overlay posteriore, che non è mesh, appunto. E in ogni colorway cambia il materiale, è sempre sintetico ovviamente. Secondo me è una colorazione pazzesca. Il colore in sé è light acqua, quindi per chi ha un po' di per chi si ricorda bene un po' tutti questi colori, più o meno ricorda quello della Jordan 8 acqua, ma è un po' più chiaro light alla fine. Bravo. Alla fine è un po' il classico verde acqua. Verde acqua? Si può dire? Direi di sì. Si può dire. Ricorda molto un azzurrino, un Tiffany green. Bravo, bravo. Ci sta, eh? È lui.
La parte posteriore è quella che veramente è di impatto, perché questo logo non si è visto, cioè una personalizzazione del genere in scarpe di Kyrie non si sono viste molto spesso, e di oggi ne abbiamo due super potenti, quindi quella che abbiamo visto prima, Year of the Monkey con la scimmietta qua, e poi appunto questa Power is Female con il logo della donna e il sesso femminile e la palla da basket nella parte posteriore. Secondo me spettacolare, e l'abbiamo vista tutti ai piedi di Tatum con ovviamente le scritte laterali che adesso vanno veramente di moda. Immancabili. Immancabili davvero. Direi che per oggi vi ho detto tutto, mi raccomando, importantissimo, settimana prossima usciamo con una promo molto molto impattante, sia in store che online, e sarà aperta a cioè sarà aperta a tutti in realtà. Chi sarà iscritto alla newsletter e sarà iscritto alla Fidelity, al nostro programma Fidelity, quindi chi viene in store fisicamente e chi invece compra online, avrà un anticipo sugli altri. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti o se avete possibilità, perché siete dei dintorni e non avete la nostra Fidelity Card, passate a farvela, perché vi arriverà una mail un giorno prima con l'accesso esclusivo alla promo, appunto con 24 ore di anticipo rispetto a tutto il resto della community di Double Clutch. Direi che vi ho detto tutto, mi raccomando seguiteci anche per il Q&A live, che non è oggi, no, alle ore 19 di ogni martedì, dove parliamo sempre di tutto quello che succede nel mondo del basket e non solo. Salutiamo anche Nicolò, che mi ha detto che non ero pronto questo Q&A live, ma lo sarò nel prossimo senza dubbio, e ci vediamo anche per la presentazione tecnica di ogni mercoledì alle ore 12, che esce solo ed esclusivamente su YouTube. Direi che vi ho detto tutto, quindi grazie mille per il supporto e alla prossima.